Prestigioso riconoscimento al regista siciliano Francesco La Rosa con l'assegnazione del Salunto International Awards 2021. Vediamo. Dopo i tre premi istituzionali ricevuti lo scorso 25 ottobre a Montecitorio per il regista siciliano Francesco La Rosa, arriva un altro prestigioso riconoscimento, il Salunto International Award 2021. Il premio promosso dall'omonima fondazione, che ogni anno viene assegnato a personalità che si sono distinte per i loro meriti nel campo dell'arte, del cinema, della medicina, del giornalismo, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dell'imprenditoria. La nomina di La Rosa per la sezione cinematografica è stata proposta dalla giornalista Josefine Buscaglia Maietta, componente della giuria internazionale. Qualcosa di meraviglioso per il regista catanese, che si dice felice di ricevere un premio di spessore internazionale che viene contemporaneamente consegnato in tre paesi, Francia, Italia e negli Stati Uniti d'America, a New York. Mi sento appagato, commenta La Rosa, è un premio che mi ripaga, dice, per i tanti anni di gavetta, con servizi da cerimonie, produzioni varie, sarà da cameraman e videomaker su commissione. Un riconoscimento arrivato a 2 anni dall'uscita delle sue opere prodotte, Pazienza e Maledettissima tu, produzione quest'ultima con cui il regista siciliano Francesco La Rosa nel 2020 si è guadagnato il premio De Curtis per l'interpretazione degli attori, ma soprattutto per i contenuti che stimolano alle nuove generazioni nel perseguire il rispetto della legalità. Nell'ambito del concorso internazionale artistico-letterario Antonio De Curtis, Totò, principe, maschera e poeta, che da anni si svolge con il patrocinio di importanti organi istituzionali, organizzato dall'associazione Amici di Totò, a prescindere. Era questa l'ultima notizia.